Posso dirvi che questo titolo sviluppato da Asobo Studio, che me lo ricordo soprattutto per quel tie-in non proprio esaltante di Ratatouille, voglio parlarvi di un titolo che quando uscì io ne fui affascinato, ho avuto l'occasione di giocarlo per bene e posso dire che è un titolo con una tematica originale che non ho mai visto. A Plague Tale Innocence. You are dawdling, Amicia. How will you be able to follow the lords at hunt? <laughs> Is that your only ambition for me? <laughs> to follow? I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? Devo ovviamente parlarvi della storia. <laughs> Vi dico solo che è molto lunga, ma cercherò di sintetizzarvi l'inizio. Siamo nella Francia del 1348, e cosa c'era in quel periodo storico? L Inizio de della guerra dei cent'anni, anzi pieno della guerra dei cent'anni. E siamo nel periodo della peste nera. Wow! Amicia di Rune è una ragazza di 13-14 anni che vive con la sua famiglia di origini nobile nelle campagne della zona dell'Aquitania. E lei stessa. Ha un fratello minore chiamato Ugo che purtroppo è malato. La loro madre è pure un alchimista che sta cercando di trovare una cura per suo figlio ma non ci riesce. Mentre a fare una battuta di caccia con suo padre Robert, succede qualcosa di veramente strano. Assiste alla morte del suo cane in un modo veramente inaspettato. Ma quando torna a casa arrivano eh, gli uomini dell'Inquisizione, guidati da un certo Lord Nicholas che cercano di uccidere i ragazzini Ugo ma non voglio andare oltre perché questo gioco ha una storia veramente appassionante è una cosa su cui hanno puntato veramente tanto vediamo ovviamente la grafica allora visto che state vedendo la versione per ps4 quella che ho avuto l'occasione di gustarmi allora vi dico che graficamente credo che Asobo Studio ha fatto un bel lavoro di ricostruzione della Francia del pieno XIV secolo, perché abbiamo allora ambientazioni che sono certo molto rurali, misto a qualche rovina di derivazione romana, è vero, e devo dire che allora i dettagli delle ambientazioni sono molto ben curati e questo mi piace, certo, anche i piccoli movimenti sono stati realizzati molto bene. Poi anche addirittura i personaggi, cioè personaggi umani, anche tutti gli altri. Noto che sono anche animati da Dio, praticamente, perché anche qua in questo gioco hanno usato la tecnica del motion capture, non, non solo visivo, ma anche addirittura quello del movimento. Una buona cosa che cerca di rendere il gioco più reale possibile. Gli effetti di luce e ombra, devo dire che mi piacciono molto perché danno quel senso di antico e anche addirittura un misto tra il, il, il triste e anche addirittura. Il deprimente. Insomma, cercano di emergerci molto bene nella realtà del della, della Basso Medioevo, praticamente. Anche se a dire la verità, qualche volta ho notato che i personaggi umani, non dico i protagonisti, ma piuttosto quelli secondari, hanno dei volti che non sono proprio perfetti nel design. Certo potevano fare meglio, ma devo dire che sul lato grafico a Sobo Studio. Ha fatto un lavoro, ma veramente veramente bello. E devo dire che questo motore grafico che hanno utilizzato regge molto bene il passare del tempo. Sicuramente. Passando all'audio, ok. A parte il fatto che ci sono tanti effetti sonori che ci immergono in questa realtà, che ne ho viste talmente tanti, perché ormai è scontato parlarne eh, male o bene di questi giochi nuovi, ormai sono talmente reali. Poi il doppiaggio è tutto in lingua inglese, mi sembra un po' strano, io mi sarei aspettato un doppiaggio in lingua francese perché il gioco è ambientato in Francia, sarebbe stato più logico quello per i francesi e per gli inglesi la voce in inglese, ma vabbè, non voglio dargliene una colpa. Poi abbiamo anche una col colonna sonora che non è praticamente quella che ci si può aspettare da una sorta di gioco steampunk, ma è molto tematica di tipo trecentesco. E il compositore Olivier de Rivière ha fatto un lavoro che, posso dire la verità, è eccezionale. Perché le musiche appaiono quando serve, nei momenti più salienti del gioco, intendo e nei momenti in cui c'è calma e soprattutto passeggiate, perché è anche un po' un walk simulator. C'è il silenzio, ma magari poi dopo ci sono dei piccoli temi di accompagnamento che ci fanno anche pensare male. Insomma, la una sonora è ben azzeccata. Ecco la giocabilità. Allora, a Plague Tale e Innocence come si può classificare? Un dark fantasy in stile avventura stealth. Ma come funziona? Praticamente, noi siamo soprattutto Amicia che va in giro per la Francia a seguire la sua missione e che deve fare semplicemente sopravvivere. Scappare da tutti quelli che vogliono uccidere gli appestati. All'epoca c'era una tale ignoranza che non avete idea. Poi. Evitare tutti quelli dell'Inquisizione, mamma mia, e vi posso dire che questo gioco si mostra come un gioco stealth puro, non in stile Splinter Cell, ma più in stile aragami. Avete presente il gioco Indie Aragami? Ebbene, prende molto da quello stile in cui non dovete farvi vedere in certe situazioni, non dovete fare rumore, dovete fare eh, distrazioni per gli avversari, nel senso dovete liberarvi di qualcuno che sta. Bloccandovi di andare avanti e magari farlo allontanare senza farvi notare, e dovete cercare soprattutto di non farvi uccidere e non far morire vostro fratello Ugo perché ha un potere particolare che vi stupirà, sì, ma non ve lo voglio dire adesso, ragazzi. Poi, altra cosa importante: la nostra missia avrà, oltre alla possibilità di cambiare abito nelle varie situazioni, avrà anche la possibilità di usare la sua unica arma, una fionda, e potenziarla con degli oggetti che troverà in giro in certi paesi o in certi luoghi della Francia e ovviamente usarla per migliorarla fino a renderla un'arma veramente letale per qualunque tipo di avversario che vi capita, certo anche se è un po' troppo irreale, avrei preferito che Amissi prendesse armi tipo frecce o lance, perché solo con una fionda mi sembra un po' scontato, però vabbè, non sono io che creo il gioco. E vi dico già che questo gioco ha una difficoltà un po' tendente verso l'alto, ma non è proprio impossibile da superare. In certe situazioni mi sembra di giocare un pochettino, questa è una mia opinione, a un misto tra Dishonored e Last of Us, perché secondo me hanno uno schema di gioco molto simile, però tutto sommato sa essere divertente, ma ricordate che in questo gioco hanno puntato molto sulla storia. Se volete recuperarlo, io ve lo consiglio. Cioè per PS4, Xbox One è appena uscito per PS5. Per Nintendo Switch purtroppo è uscito non in versione fisica, ma in versione cloud streaming, che ve lo sconsiglio, finché non esce un file da scaricare direttamente nella console o un formato fisico, evitatelo perché vi mangia molta connessione internet. Ci vediamo al prossimo video, gente.